Il mercato immobiliare è in ripresa. La conferma arriva dalla FIAIP, la federazione che riunisce gli agenti immobiliari professionali. Nel 2017 il numero delle transazioni immobiliari è salito del 5,1% rispetto all'anno precedente. C'è una continuità di positività rispetto all'anno scorso. Sicuramente siamo ancora, diciamo così, preoccupati in termini di valori di mercato che sono ancora piuttosto bassi, a parte le grandi città, le città d'arte, i capoluoghi di regione, che solitamente trascinano nel medio-breve periodo anche le città di provincia e i paesi, e siamo preoccupati perché poi questa non ripartenza dei valori di mercato è dettata, secondo il nostro punto di vista, da una politica fiscale che è ancora ancorata a una pressione eccessiva in termini di imposte, tasse e tributi. Quindi quello che noi con il governo tenteremo con il nuovo legislatore di riproporre è una riduzione reale della fiscalità e un riordino della stessa in tempi il più breve possibili. I prezzi di case, uffici e capannoni hanno registrato una flessione, con qualche eccezione nelle grandi città come Bologna, Milano, Firenze, Napoli e Palermo. In media le abitazioni sono state vendute a prezzi più bassi dell'1,15%, gli uffici del 6,2%, negozi e capannoni rispettivamente del 5% e del 4,1%. Il mercato oggi ha tutti i dati praticamente in territorio positivo, fatto eccezione appunto per i prezzi che restano ancora in un territorio negativo di un meno 1,15%, se non ricordo male. Quindi diciamo che è un mercato che, se fine dell'anno scorso lo definivamo non ancora in ripresa ma in ripartenza, quest'anno sicuramente possiamo parlare di leggera ripresa. Il rapporto presentato dalla FIAIP indaga anche l'influenza dell'attestato di prestazione energetica nelle compravendite. L'appartenenza alle classi A o B, le migliori, non è quasi mai un elemento discriminante nella scelta. Per questo è importante il ruolo informativo dell'agente immobiliare. Noi riteniamo che l'agente immobiliare in tutta la filiera immobiliare sia fondamentale, sia centrale, sia per la comunicazione sia perché può trasferire questo valore all'immobile che vende.